Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video incredibile, sì, un nuovo episodio della carriera, ma prima di iniziare con il video volevo annunciarvi una cosa importantissima, perché questo sabato, il 16 alle 16 a Piazza del Popolo, faremo un raduno. Perché dico faremo? Perché non ci sarò solamente io. Infatti insieme a me ci dovrebbero essere Rudy Zlatan, Erna, Enigma e Noxer. Inoltre, dato che ho creato l'evento su Facebook, che si chiama proprio Raduno a Piazza del Popolo, se siete interessati o se comunque sapete che ci sarete, andate a cliccare partecipa, l'elenco ve lo lascio nel primo commento e soprattutto in descrizione. Bella! Ed eccoci tornati con questo nuovo appuntamento di Sky Sport 24. Tante notizie, tante news per noi su tutta la Roma che, dopo la vittoria contro il Marsiglia, è pronta a rimettere la testa sul campionato. Giallorossi in ritiro a Pinzolo, con l'assistenza peraltro del tecnico Luciano Spalletti. Andiamo a sentire le parole proprio di Spalletti, ma ovviamente anche di Marconi. La squadra deve giocare bene e per giocare bene con i giusti comportamenti, ecco che vi presento il mio alter ego, Marconi. Mister, buongiorno, le volevo chiedere quanto può pesare da un punto di vista fisico l'impegno contro il Marsiglia in Champions e invece quanto può alleggerire da un punto di vista psicologico aver ribaltato quel risultato in Champions in previsione della trasferta contro il Torino? Allora, vado in ordine. Per quanto riguarda quanto possa pesare questo impegno, non tantissimo, perché noi abbiamo costruito una squadra quest'estate con il presidente, essendo consapevoli di voler puntare a più obiettivi, che siano lo scudetto, che siano anche la Champions League, per quello che è il nostro progetto. E quindi abbiamo anche molti innesti, da un punto di vista fisico non sono molto preoccupato, dal punto di vista psicologico invece penso che possa essere sicuramente molto, possa essere servita moltissimo questa partita, non so se lei è d'accordo con me. Io sono sempre d'accordo, quello che dice il mio collega è legge, è la cosa fondamentale. Grazie per la puntualizzazione, mister, sì, sono sicuro, come stavo dicendo, che sarà servita molto questa partita, questa rimonta con il Marsiglia, per essere più consapevoli dei nostri mezzi, anche alla luce di quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni, sconfitte molto sfortunate a volte, e quindi è stata molto importante. Mister, si aspetta un affiancamento da parte di Mister Spalletti oppure avrà campo libero nelle scelte tecniche? Ma io sono uno che ascolta un po' tutti, però alla fine in questi anni mi è sempre piaciuto fare di testa mia. Quindi non me ne voglia il mister, però ovviamente alla fine sono io quello che fa le scelte più importanti e me ne assumo le responsabilità anche quando sono poi sbagliate. Mister? Ce l'ho fatta. Teniamola. Mister Spalletti, buonasera, sai, io sono un po' vecchio e avvezzo a questo È sempre mestiere. Ma che consigli si sente di dare al suo giovane collega che la sta sostituendo? per la verità è lui che deve dare dei consigli a me. Io pendo dalle sue labbra. Allora è proprio vero che il mondo si è ribaltato. L'importante è che la Roma stia sempre sopra, per quanto si possa ribaltare la classifica. Ultima, se mi permettete, volevo fare una domanda sul futuro di Francesco Totti, se verrà impiegato oppure no nel corso di questa stagione e che peso avrà comunque ancora all'interno dello spogliatoio. C'è un problema, tutti sei ritirati. E me lo dovete dire però. Va bene, chiude bene. Chiude, c'è un problema. Va bene, finiamola così. Bella ragazzi, per ritornati qui con questo 52esimo episodio della carriera. Oggi abbiamo ben due problemi, perché se l'altra volta il problema era solamente il joystick, oggi è pure questa cosa qua, come vedete. Molto carina, perché io purtroppo fa male della Madonna, peraltro. Stavo provando a farmi un panino col tonno l'altra sera e siccome sono un deficiente, sono riuscito praticamente a tagliarmi un dito. Siamo qui per parlare di questo, quindi oggi contro tutto e contro tutti.
Speriamo di riuscirci, perché altrimenti, ecco, joystick già comincia. Se vedo che la situazione è critica, ragazzi, ve lo dico subito perché sono corretto con voi. Stoppo la registrazione. Remontata con il Marsiglia che adesso spacco il joystick per forza, perché non si può andare avanti così, no? Comunque, super remontata contro il Marsiglia da 0-2 a 3-2. Una super Roma che abbiamo visto anche in campionato nelle due sfide con Palermo e Verona. Speriamo di vederla anche col Torino, perché è già uno scontro diretto, considerando che siamo noi le prime due in classifica, Torino e il joystick, no? Potrebbe essere l'anno della Roma, ma a giudicare dalla scenografia magnifica dell'Olimpico di Torino, dello stadio, insomma, che è riempito di colori granata, potrebbe anche essere la stagione del Toro, considerando che è a punteggio pieno la formazione di Giampiero Ventura in queste prime tre partite, tre vittorie, quindi 9 punti in classifica. Allora sarà il Torino a dare il calcio d'inizio. Si parte con i granata in possesso. Quello che adesso andrà a battere Nainggolan, ha visto fuori Kanté. Il destro per Kanté che mette giù, poi prova il volo col sinistro, respinto ancora Kanté, Gomis che torna sul destro, poi torna anche sul sinistro e si appoggia a Ronaldo. Nainggolan è fuori, servito il belga che può coordinarsi, prova con deviazione la palla in calcio d'angolo per Baselli, con Nainggolan che va in pressione e gliela porta via. Kanté, ancora Roma, Emerson, salta molto bene l'uomo qui Palmieri. Emerson si appoggia a CR7 che voleva chiedere il triangolo ma è stato chiuso sul più bello, peccato perché stava volando Emerson. Poi Roma che sta riconquistando il pallone, lo fa fallosamente questa volta Nainggolan, ma Ronaldo si fa male, CR7 si fa male, e questo secondo me si è fatto anche molto male, secondo me si è fatto anche molto male perché è rimasto giù e si toccava la spalla. Ovviamente adesso entra Scerni, ma speriamo non sia nulla di grave per Ronaldo, perché sarebbe un KO terrificante questo per la Roma. Roma che chiude in attacco il primo tempo. Aubameyang, dietro c'è Kanté, servito, attenzione al tocco per Salah che poi va dentro da Aubameyang. Gomis, che azione questa della Roma. Anassi, un ex, dopo la parentesi a Roma è tornato nei granata. Ora Scherni, c'è fuori sempre Nainggolan, poi dentro Depay, la gira per Scherni, bellissima azione, al centro c'è Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, che gol della Roma, che la sblocca al 12° minuto del secondo tempo. Dentro da Aubameyang che vuole compagni in appoggio, Aubameyang, per pone che arriva ancora a Kanté, che la gira Depay sul fondo. Non è possibile però che ci mangiamo tutti questi gol. Pallone per Scherni, che vuole andare via, Scherni è passato, attenzione a una batteria per la Vaclav, a tu per tu con Gomis, sta arrivando anche Aubameyang, Scherni di fronte al portiere, Scherni, la portiamo a casa con Vaclav Scherni, che finalmente si sblocca, fa 2-0 e finisce la partita. Ha vinto la Roma strameritatamente, nonostante una sofferenza di troppo, perché segnare solo 2 gol in una partita del genere è quasi un'ingiustizia, però è colpa nostra, dobbiamo migliorare. Scherni qui è andato via con una magia, ha lasciato sul posto il diretto marcatore e poi ha freddato Gomis. Una delle ultime azioni di questa partita con Nainggolan che qui chiude, poi Florenzi torna da Dragoschi che va a rinvio, Verucan che mette giù, può andare, occhio a Salì che la protegge ancora bene, poi manda Aubameyang, vuole passare ancora Pierre-Emerick che qui passa con il fisico, fino in fondo Aubameyang, poi la mette dentro, troppo lungo, c'è Scherni però dalla parte opposta, attenzione a Vaclav. Pallone è comunque rimasto buono per noi. Poi Emerson prova col sinistro, Gomis vola, arriva Aubameyang, 3-0 per la Roma, la doppietta di Aubameyang e la partita adesso è in cassaforte, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, sfatato il tabù Torino finalmente, perché lo scorso anno vincevamo 2-0 ma eravamo stati rimontati clamorosamente 2-2. Terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma e terza partita consecutiva senza subire gol. Ora veramente possiamo dirlo che cominciano a essere pesanti queste statistiche per una squadra che adesso comincia sì a sognare in grande perché è in testa al campionato.